La velocità sulla chitarra. Questo aspetto dello strumento sembra essere per alcuni una vera e propria ossessione. A volte si arriva addirittura a giudicare i musicisti a seconda di quanto corrono. Per quanto mi riguarda, la velocità non è sinonimo di buona musica, però la giusta tecnica può permettere a chi suona di esprimersi al meglio, magari utilizzando soluzioni non solo funamboliche, ma anche melodicamente interessanti. In questo video vediamo i 5 errori riguardo la velocità sulla chitarra che ho visto compiere più spesso dai chitarristi autodidatti che sono poi diventati i miei allievi successivamente. Per chi non mi conosce, sono Stefano Rossi, insegnante di chitarra e direttore della scuola di musica Duppi, e a tempo perso faccio cover metal di canzoni dei videogiochi. Se volete rimanere aggiornati sull'uscita dei miei prossimi video, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina. Prima di iniziare, ricordate che un buon insegnante è la via migliore per raggiungere le velocità più alte, sia in termini di tempo, sia per quanto riguarda la corretta impostazione che ci permette quindi di suonare velocemente ma con comodità. Quindi se ne avete la possibilità, fatevi controllare l'impostazione da un bravo insegnante della vostra zona. Il primo errore è più di tipo concettuale che non di impostazione. Normalmente si pensa che sia la mano sinistra la principale fonte di velocità sulla chitarra. E invece no. La mano destra ha molta più responsabilità di quanto possiamo immaginare. Sì, ok, se parli di alternata e sweep è logico, ma se parli di legato conta solo la mano sinistra, pirla! Attenzione, attenzione! Questo può essere vero solamente se noi eseguiamo tutti quanti i nostri legati senza toccare minimamente le corde con il plettro. Per esempio... Ma la maggior parte delle volte bisogna comunque plettrare ogni cambio di corda per tenere vivo il suono. Se stiamo eseguendo una sequenza tendenzialmente ascendente, tipo questa, è una vera faticaccia non plettrare i cambi di corda. Ed è sicuramente molto più scomodo. Per questo la mano destra è importantissima anche nelle sequenze in legato. Quindi attentissimi a come usate la mano destra. La maggior parte degli esercizi di tecnica in circolazione, sia che essi provengano da dei manuali o da dei video, vengono dotati non solo di tab o spartito, ma anche delle indicazioni precise su come bisogna plettrare con la mano destra. È molto probabile che chi ha creato quell'esercizio vi stia consigliando il modo migliore per eseguirlo, che nella maggior parte dei casi è anche il modo più comodo. A onor di cronaca, può anche essere che le indicazioni negli esercizi di tecnica non siano le più semplici per voi, perché ogni chitarrista tende a personalizzare leggermente la propria impostazione e quindi potrebbe essere che vi troviate meglio con la plettrata completamente opposta. Qui serve una certa coscienza critica per stabilire il dritto della faccenda. E qui entra in gioco appunto il buon insegnante che vi avevo accennato prima. Negli anni 90 c'era una sorta di moda, sembrava che tutti gli esercizi di tecnica, soprattutto quelli in plettrata alternata, dovessero necessariamente essere eseguiti sia con la plettrata corretta sia con la plettrata opposta. Io penso che nonostante qualche beneficio lo si ottenga, sia veramente una cosa masochistica esercitarsi in questa maniera. Una volta individuato il modo in cui suonate meglio, rimanete su quello e chi se ne frega, nessuno starà lì a dirvi sei scarso perché non sai eseguire quel passaggio anche con la plettrata tutta invertita. Rimaniamo sulla mano destra per il secondo errore più comune. Molti sono convinti che per suonare velocemente sia necessario effettuare dei movimenti con la mano destra veramente molto molto piccoli. Questo non è necessariamente vero. Andiamo a vedere qualche chitarrista per capire meglio di che cosa sto parlando. Tutti i chitarristi che vi ho mostrato hanno un'impostazione leggermente diversa della mano destra, ma tutti hanno un denominatore comune, ossia la mano destra si muove molto di più di quanto si creda. Ci sono chiaramente delle eccezioni, per esempio il mitico Michael Angelo Battio, o Battio, non mi ricordo più, ha un'impostazione della mano destra molto particolare e effettua dei movimenti piuttosto piccoli rispetto ai tre che ho citato prima.
Ma torniamo a noi, perché preferire le prime tre impostazioni? Semplicemente perché sono più semplici. Il nostro cervello registra con più difficoltà i movimenti molto piccoli, quindi plettrando in alternata con un movimento più ampio abbiamo più probabilità di diventare veloci facendo meno fatica. Chiaramente è soggettivo, se avete raggiunto una buona velocità plettrando in maniera strettissima nessuno vi sta dicendo di tornare indietro, ma per esperienza l'allargare un po' la plettrata è servito molto a tutti quelli che si ritrovavano bloccati alle medie velocità. Una plettrata più ampia rende il movimento generalmente più naturale e più fluido. Plettrata stretta. Plettrata più ampia. Terzo errore più comune è pensare che esista solo un tipo di velocità, ossia quanto riusciamo a correre al massimo della nostra potenzialità. E invece no, ci sono, per quanto mi riguarda, due tipologie diverse di velocità: la velocità media e la velocità massima. La velocità media è quel tipo di velocità che abbiamo a prescindere da tutto, se siamo stanchi, se siamo freddi, se non siamo in giornata. È la velocità con cui tendenzialmente riusciamo a eseguire qualcosa anche quando non lo conosciamo dopo 2-3 tentativi. La velocità massima è invece la punta della nostra abilità tecnica, cioè il massimo che riusciamo a rendere anche sotto un forte stress. Ma perché suddividere queste due velocità? Anzitutto c'è chi si concentra sul correre come un pazzo senza nemmeno curarsi della velocità media. Questi sono i cosiddetti shredder della domenica, se vogliamo chiamarli così, che appena smettono di correre non riescono a produrre niente di decente sulla chitarra. Il che è un po' triste. Di contro c'è chi non riesce ad alzarsi oltre una certa soglia, però comunque suona bene. Io di certo preferisco questa seconda ipotesi, ma se ci ritroviamo a suonare bene solo sotto una certa velocità di esecuzione, avremo chiaramente delle capacità espressive piuttosto limitate. Ecco, lo sapevo, sei il solito che preferisce la tecnica al cuore. No, sto solo dicendo che tutti noi possiamo migliorare qualcosa nel nostro modo di suonare, per cui perché non farlo? Anche i grandissimi chitarristi del passato continuano a esercitarsi, nonostante la fama raggiunta, per mantenere sempre un altissimo livello di esecuzione. O no? Ok, diciamolo tutti insieme. Kirk Hammett, sei calante! Per migliorare la velocità media, il metodo migliore è quello di suonare costantemente, senza fermarsi mai, per un periodo prolungato di tempo. Prendete un qualsiasi esercizio vi piaccia e eseguitelo a velocità bassa, senza fermarvi mai, possibilmente a metronomo. Riuscite a tener duro, più la vostra velocità media salirà. Per migliorare la velocità massima invece, cercate di spezzare il lick che vi interessa velocizzare in vari punti e cercate di suonare alla velocità più alta in cui riuscite a non eseguire nessun errore. Aggiungete quindi una nota alla volta, così da concentrarvi ogni volta che lo ripetete su un singolo elemento: direzione plettrata, diteggiatura mano sinistra, qualunque elemento esso sia. Così riuscirete a costruire mattone dopo mattone la frase che state imparando. Il quarto errore più comune è concentrarsi sulle note che stiamo suonando e non su quelle che non stiamo suonando. Eh sì, perché spesso non capiamo che uno dei motivi per cui la nostra velocità non sale è che siamo talmente concentrati su quello che dobbiamo suonare da non renderci conto che è anche il modo in cui passiamo da una nota all'altra che ci può rendere dei chitarristi molto più veloci. Questo ci permetterà di ridurre al minimo il tempo perso nelle transizioni tra le note e quindi, chiaramente, di acquisire molta più fluidità. Per renderci conto di questo basta una semplice sequenza cromatica.
Se ci mettiamo a suonarla a metronomo e ci concentriamo sull'esecuzione, non dovremmo sentire nessuno spazio tra una nota e l'altra. Anzi, no, questa cosa è un po' irrealistica. Ci deve essere uno spazio, ma deve essere veramente molto 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 piccolo. Se invece suoniamo così, allora dobbiamo cercare dov'è il problema. Nella maggior parte dei casi il problema è la mano destra che si appoggia con il plettro dopo ogni esecuzione di nota e in questo modo la corda viene leggermente bloccata in anticipo rispetto a quanto dovrebbe. Questo di solito avviene perché c'è una certa voglia di essere sicuri di dove plettrare, che ogni tanto viene esercitata dalla mano destra perché si vede che non si capisce più. Eseguendo l'esercizio che ho appena indicato, concentrandosi proprio sulla contemporaneità dello spostamento della mano sinistra insieme alla plettrata, riusciremo quindi non solo ad aumentare la nostra velocità e la nostra precisione, ma anche ad allenare il nostro orecchio a percepire le eventuali imprecisioni che compiremo in futuro. Il quinto errore è quello probabilmente più diffuso di tutti, che riguarda i chitarristi a ogni livello di abilità. Ed è un errore forse filosofico? Cioè, considerare la velocità diversamente da ciò che è. La velocità è un elemento di quello che stiamo suonando. Non è il punto centrale, ma nemmeno qualcosa da trascurare. Fa parte, insieme a tante altre cose, della costruzione della musica. Se diamo troppa importanza alla velocità di esecuzione, rischiamo di perdere di vista quello che un certo pezzo magari vuole rappresentare. Viceversa, se consideriamo la velocità come una cosa trascurabile, o magari evitiamo addirittura di ascoltare della musica solo perché è presente in maniera massiccia l'elemento della velocità, perdiamo sia la possibilità a tutti gli effetti di eseguire della musica più complessa, sia di poter apprezzare l'esecuzione di parti incredibilmente efficaci, solamente perché non riusciamo a percepire le finezze dell'esecutore. Insomma, la velocità fa parte della musica. Non è la musica stessa, ma nella musica vi può essere contenuta anche della velocità e non c'è assolutamente niente di male in questo. Spero che questo video vi sia stato utile, se così fosse mettete un like e iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina così da essere sempre aggiornati sulle mie prossime uscite. Seguitemi su Instagram così oltre a farvi un po' gli affari miei potete sapere in anticipo quali saranno i prossimi contenuti su questo canale. Se volete finire sulla prossima puntata di Dr. Guitar mandatemi una mail, indirizzo in descrizione, magari usate WeTransfer così non mi sotterrate la casella di posta, con un vostro video lunghezza massima 30 secondi. Grazie mille dell'attenzione e alla prossima!